Sabato 12 e domenica 13 maggio l'UISP ha festeggiato i suoi 70 anni di attività e lo ha fatto sul campo, promuovendo ancora una volta lo sport sociale. Al Quanta Club di Milano per 2 giorni si sono svolti eventi sportivi, convegni e tanto altro ancora per raccontare l'UISP. Tanti tornei sui campi, dal calcio dedicato a migranti e rifugiati al baskin, disciplina simile al basket nata in seno all'UISP. È uno sport che si basa sul basket, ma ha delle caratteristiche tutte diverse, nel senso che consente la partecipazione di tutti. Innanzitutto giocano maschi e femmine insieme e ragazzi disabili o non disabili, cioè tutti insieme. C'è stato spazio anche per il torneo di Matti per il Calcio Memorial Andreotti, organizzato con i centri di salute mentale del territorio. Riuscita anche l'attività di ginnastica per anziani e l'esibizione di calcio camminato. Ha raggiunto il suo importante scopo anche l'ultramaratona di nuoto della durata di 4 ore in collaborazione con Abbracciamoli Onlus. Non solo sport, ma anche momenti di riflessione al Quanta Club. Nella giornata di sabato si è tenuta la tavola rotonda 70 anni di advocacy per il diritto umano al movimento. La tavola rotonda ha coinciso con un momento di riflessione importante, in un periodo non casuale. Tra 2 settimane, infatti, verrà avviato il GAPA, Global Action Plan on Physical Activity. Nella giornata di domenica il convegno sui 70 anni di storia WISP, con Sergio Giuntini e Luciano Senatori. Lo sforzo nostro deve essere quello, primo, di guardarsi bene in casa e cominciare a individuare meglio quali sono i punti, i vulnus che abbiamo, perché siamo un'associazione grande, complessa, articolata. Grazie, è una gioia veramente. Lo slogan della tessera della WISP 2018-2019 è l'uguaglianza è in gioco. Sicuramente noi avremo un fronte sociale, di giustizia sociale ancora davanti a noi. Noi dobbiamo sempre di più porci il tema di offrire attività sportiva gratuita, perché attraverso quello noi riusciamo a costruire, come dire, percorsi appunto di piena cittadinanza e di emancipazione. Questa è una roba che è arrivata e su questo noi dobbiamo sicuramente spenderci. La piazza, le disuguaglianze, l'uguaglianza è in gioco. Spazio anche alle grandi emozioni dei riconoscimenti a dirigenti e società dei diversi comitati territoriali lombardi. Grazie.